È il disagio sociale e lavorativo che affligge la città di Napoli, la grande sfida della Chiesa. Indica la strada da seguire ai rappresentanti della diocesi cittadina l'arcivescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia. Oggi ricorre un anno dal suo insediamento alla guida della Curia Partenopea e così il successore del cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato la liturgia in occasione della festa della presentazione di Gesù al Tempio. Un mese fa, Don Mimmo Battaglia aveva invitato tutti i rappresentanti delle istituzioni cittadine, dal sindaco al prefetto ai vertici delle forze dell'ordine, a impegnarsi per i giovani della città e nel corso della sua omilia è tornato ad affrontare il tema del disagio sociale. Questo tempo ha fatto emergere con più evidenza tutte le problematiche pastorali, teologiche e spirituali con cui la Chiesa si confronta da decenni. Spesso sento ripetere: è tutta colpa della pandemia. La pandemia di colpe ne ha tante, ma non diamo alla pandemia le colpe che non ha. I fedeli, ha aggiunto l'arcivescovo, vanno cercati uno per uno con discrezione, ma anche con delicatezza, premura, attenzione sincera. Abbiamo bisogno di riscoprire la bellezza delle relazioni all'interno delle nostre comunità. E questo in un momento in cui le nostre comunità sono segnate dal disagio lavorativo, economico e sociale. È una sfida grande per la Chiesa, un tempo in cui fare esperienza nuova dell'amore di Dio che non viene meno e a cui rispondere concretamente oggi con il nostro sì. In cattedrale tante le realtà impegnate con i giovani che hanno risposto all'appello di Don Mimmo Battaglia, tra questi Maria Rosaria Soldi, presidente dell'Azione Cattolica di Napoli. Il nostro arcivescovo ci richiama continuamente, no? Al camminare insieme, e adesso questo cammino sinodale ci invita proprio a fare questo, quindi ad assumere quello stile di essere popolo di Dio e camminare insieme. E poi certamente è stato un anno in cui tante azioni sono state generate e tanti nuovi processi. Pensiamo ad esempio quello sul patto educativo, quindi quello dell'educazione è un tema che sta a cuore a tutti ed è il cuore, e l'inizio forse certamente di ogni azione pastorale. Ha subito centrato il problema il vescovo, secondo lei, parlando dei giovani, no? Ha subito centrato il problema, certamente, perché Napoli ha bisogno di questo, ha bisogno di ripartire dai piccoli, ha bisogno di ripartire dai giovani, ma ha bisogno di ripartire anche dagli adulti.